Dopo aver fatto una piacevole chiacchierata con Olga Bussinello, direttore del Consorzio Valpolicella, adesso abbiamo il piacere di parlare con Andrea Sartori, che dall'aprile dell'anno scorso è il nuovo presidente del Consorzio di Tutela Vigna Valpolicella. Direi che lo è diventato poco prima di un momento estremamente importante, che è quello dei 50 anni della denominazione. Sì, infatti quest'anno festa grande perché al di là della solita operazione dell'anteprima dell'annata che verrà, ci siamo concentrati molto su questo momento storico, su questo bel compleanno. Ecco, vogliamo approfittare per dare anche qualche numero che renda più compiuta l'idea di quello che rappresenta la Valpolicella dal punto di vista non solo agricolo del territorio, ma anche dell'importanza economica, per cui magari quante aziende, quanti ettari, quante bottiglie, il fatturato nell'anno del comparto? Li do molto volentieri perché sono dei numeri importanti. La Valpolicella rappresenta circa 8.000 ettari di vigneto, ci sono soci del consorzio che comunque rappresenta l'80% della produzione, circa 2.300 agricoltori e poco meno di 290 aziende operatrici. E sviluppa un fatturato molto importante che nel 2017 ha superato i 600 milioni di euro con più di 60 milioni di bottiglie vendute nelle tre categorie della denominazione. Andiamo nello specifico a vedere le bottiglie categoria per categoria. Sì, abbiamo circa 15 milioni di bottiglie di Amarone, abbiamo circa 24 milioni di bottiglie di Valpolicella a ripasso e poi le restanti sono di Valpolicella. Però si è dimenticato una tipologia a cui io sono particolarmente affezionato, che è la tipologia veramente storica della popolazione del Veronese, ma che credo rappresenti la vera tradizione del vino della provincia di Verona, che è il Reciot, un vino che io trovo entusiasmante e a cui sono particolarmente affezionato. Ma infatti dal punto di vista storico il Reciotto è il papà dell'Amarone, perché il Reciotto, grazie a questa tecnica dell'appassimento che si pratica in Valpolicella da secoli, è quello che è sempre stato. L'Amarone è un fenomeno relativamente recente, però i numeri di Reciotto sono talmente bassi, infatti non li ricordo nemmeno perché di solito vengono annegati nella statistica con l'Amarone. È un prodotto che rimane praticamente più locale, viene consumato molto qui in ambito veronese. Io sono d'accordo con te, è un grandissimo vino, un vino che io chiamo da meditazione, che mi bevo abitualmente con un bel sigaro. Che poi oltretutto, tradizionalmente, adesso non so se tutte le versioni sono tuttora previste dal disciplinare, ma era declinato in parecchie modalità, dal Reciotto spumante, sia Cermak classico, al Reciotto amandorlato, con una via di mezzo fra il Reciotto e l'Amarone. Io devo dire che ho assaggiato qualche chicca delle pochissime cantine che ancora lo producono, entusiasmanti. Per esempio, io farei un caldo invito a pensare al Reciotto spumante, che secondo me ha delle potenzialità straordinarie. Sono d'accordo con te, è un prodotto eccellente, purtroppo in pochissimi, sono rimasti in pochissimi a farlo, ma posso appoggiarti in questa tua richiesta perché è un prodotto che ha delle grandi caratteristiche e potenzialità. Piace molto anche a me, tra parentesi. Ecco, visto che siamo all'inizio dell'anno, come abbiamo detto, l'anno del 50°, io chiuderei questa nostra breve chiacchierata chiedendoti quale sarebbe il risultato che se avvenisse il 1 gennaio 2019, tu direbbe l'annata del 50° è andata benissimo, abbiamo raggiunto quello che ipotizzavamo e magari speravamo anche. Beh, allora così sempre nel libro dei sogni noi siamo a chiedere sempre più collaborazione alle istituzioni, quindi al Ministero dell'Agricoltura, alla Regione e anche al Comune di Verona di supportarci in tutte le azioni che facciamo. Quindi la mia preghiera è più politica che tecnica e che questo si avveri prima possibile. I sogni sono una bella cosa, speriamo di non risvegliarci male.